Fra gli avanzi architettonici della dominazione sveva in Catania, rimane devastato ma sempre imponente il formidabile mastio del Castello Ursino, ideato da Federico II di Svevia per dominare la città e costruito dall'architetto militare D'Alentini. Attraversando l'atrio, decorato da grandi finestre stile Rinascimento, penetriamo nell'interno, cominciando dalla sala e dai pezzi arcaici greci. Notiamo un mosaico del III secolo ed una interessante testa di Apollo. Fra i pezzi del teatro, un basamento ed un fregio della gigantomachia. Dal salone della cappella, adorna di un bel portale, passiamo in quello dei pezzi romani. In un'altra sala, alcuni bei sarcofagi del XV e XVI secolo. Eccoci nella sala d'armi, ricca di daghe, pistole e fucili intarsiati e armature. Nella sala settecentesca varie copie, fra cui quella dell'Apollo del Belvedere. Una custodia d'argento e paramenti nella sala dell'arte sacra. Vasi del V secolo a.C. nella sala delle ceramiche. Bronzi del Rinascimento. Tarocchi miniati del XV secolo e un Antonello da Messina, gemma fra i quadri.